vi è presa bene con le urgenze, c'è poco da fare. Sbrighiamone velocemente. Partiamo da un audio? Sì. Vai. Dunque, mio figlio stasera va in discoteca, 16 anni, e suo amico gli ha chiesto se può venire a dormire da lui. E lui mi ha detto che non vuole e quindi devo inventarmi una scusa per dirgli che non può venire. No, cosa gli dico? Cioè, il figlio non vuole ma non ha il coraggio di dirlo all'amico. Facciamo, io dico, allora, intanto ciao. Ciao. Lucia, ciao. Pronto? Ci senti? Sì, sì, ti sento. No, dico intanto ciao per cominciare. Ok, ciao, ciao a tutti. No, ciao. Io non sono d'accordo che lui vuole. Pronto? Che... Sì, ci senti? Pronto? Sì. Non sento più. No. Ti sento, ecco. Ti sento. Okay. Allora, devi spegnere la radio e ascoltare solo dal telefono. Ok. Ecco, come ti aveva detto già la Mary J. Solo che Non riesce a spegnere la radio. Non riesco perché si è collegato al sono quegli sbattimenti lì che uno va in panico. Queste macchine moderne. No, ti capisco, non ti preoccupare. Allora, facciamo così, parliamo noi, intanto tu ascolti, ci sei? Sì. Ok, la questione è questa, io non sono d'accordo che lui ti obbliga a trovare tu una scusa, cioè l'amico è suo. Quindi non sei tu che ti devi preoccupare di inventare una scusa. Anche secondo me, però... Ok. Però tu sei succube. Non è che mi obbliga, mi ha chiesto un consiglio. Poi sarà lui a dirlo, però, a comunicarlo all'amico. Sì, lui dirà, non so, la mamma non vuole. Non vuole, ecco, quella roba là. Ma cioè, comunque alla fine è colpa tua, mi piace. Sì, come al solito. Sì, però chi se ne frega anche, no? Cioè, che facesse un po' lui, se la gestisse. Allora, secondo me il discorso è... Va bene che tu gli reggi il gioco se sono delle stupidaggini di questo tipo, però che se la vedesse lui, secondo me, Lucia. Certo. Capito? Cioè, scelga lui la cosa e tu gli reggi il gioco. Però poi che non ti tirasse troppo in mezzo, capito? No. Lui mi ha chiesto semplicemente, mi ha detto, mamma, che scusa gli posso dire? Puoi dire qualcosa tu, cioè che abbia a che vedere con me, che io tipo non voglio, che non... Se tu non sei pazza, alcolista e pericolosa, tipo, non so, una scusa così potrebbe essere divertente. No, guarda, non puoi venire perché mamma è completamente pazza. Sì. Potrebbe reggere. Ma mamma mi conosce, tra l'altro. Allora, però, stai lì un attimo perché abbiamo un altro audio che è arrivato di un'altra mamma più o meno nella stessa situazione. Stai lì, eh? Ok. Ciao Pinocchi, un aiutino. Stasera mio figlio 15 anni per la prima volta andrà a ballare a Risqua, Karate Brianza. È una festa scolastica che organizzano appunto per l'inizio delle vacanze di Pasqua, così. A che ora devo dirgli di tornare? Lui è a seconda superiore, i suoi amici tornano tutti per le 2:30, io puntavo alle 2. Ma allora, vabbè, Simona, ci sei? Ciao. Ci vediamo anche la Lucia, ciao. Che è dall'altra parte, che è già, ciao, più, è già più testata, perché siamo già alle scuse per non invitare gli amici a dormire. Ho sentito. Però io, guarda, mi sono tolta gli occhiali. Ma che ora rientra tuo figlio stasera quando non dormirà col tuo amico? Allora, io gli ho detto le 2. Ecco. La Lucia ha detto le 2. Però ragazzi, scusate, per una mezz'ora. No, ma Valentina, mamma mia. No. Ma no, sei io fuori? Non sono d'accordo. Meno, bisogna farli tornare prima? Ma sei fuori? Se tutti tornano alle 2:30, torna alle 2:30. Ma perché deve fare il no, quello dicevo che... io. Cioè, ma non quello ho dicevo io, per una mezz'ora gli dai le 2:30 come tutti gli altri. Sì, avete ragione, però adesso io ho puntato con un'altra mamma e gli hanno detto diciamo le 2, quindi due e poi devo scarrozzarmi dietro anche gli altri, quindi secondo me anche agli altri 2 a questo punto va bene. Cioè, secondo me se tu proponi le 2... Io sì, per me un no. Lo so, per loro no, per me sì invece. C'è da dire che scarrozzandoteli tu... avrai anche il diritto di dire, raga, ma io per alle 2 sono ora, ragazzi, è la prima uscita in discoteca, ma fagli avere quel senso che sono dei fighi.
Dici? Dai, fai due e mezza. Il fatto che già mi devo svegliare alla 1:30 per andare a prenderli. Infatti quello poi gliela fai pagare facendo i letti, li fai pulire per terra, non li fai fare tutta una serie di cose. Non andare perché, in pigiama, cioè, che tuo figlio si vergogna. No, vai come, no, invece quello vai come vuoi. Vai vestita come una povera pazza. Vedi come poi vuole tornare prima. E comunque che è grande abbastanza, il giorno dopo sarà altrettanto grande per fare delle cose utili a casa. Sì, di svegliarsi, bello di casa. Svegliarsi, dare una mano, lavare i piatti, imparare a lavare i vestiti. Una roba che a 16 anni si fa. Allora, secondo me, poi anche la Lucia sentiamo il suo parere, però secondo me tu lo vai a prendere all'ora che dice lui. Ma la mattina si sveglia quando ti svegli tu. Non mi interessa. Se sei grande che torni tardi. Ho capito, anche tu. Cioè. Allora, io se posso, lui mi ha chiesto le 2 perché la discoteca chiude alle 2, io avevo detto 1:30, ma gli concederò le 2. Sono tutti alle 2 e sono alle 2. E mi metterò la sveglia per andarlo a prendere, perché col motorino non voglio che torni da solo. Certo. Però, cioè, comunque la mattina dopo lo lasci dormire. Sì, anche perché io mi sveglio alle 6 per andare a lavorare, io lavoro, lui... Le ragazze lavorano, i figli domani sono in vacanza, anche volendo non è che potete controllarli. Mamma, come sono contenta di non aver fatto dei figli, ragazzi, non avete un'idea. Io sarei per dire... Gli altri sono gli altri, qua tu vivi qua, io ti dico anche 1:30, ti diverti, entro 1:30. Vabbè, e ma addirittura un'ora prima che quegli altri cominciano a mancarsi. Quell'ora cominciano a baciarsi. Non fa nessuna differenza. Tieni presente che lui quando esce soltanto venerdì e sabato e torna a mezzanotte, quindi già alle 2. E poi vabbè, io devo dire una cosa, a me l'idea che ci siano gli adulti che mettono i limiti per cui poi tu li maledici e sono i tuoi genitori è la cosa più bella dell'adolescenza, che mi ha fatto benissimo. Ragazzi, non so di cosa parlate, quindi mi tiro fuori dall'argomento. Secondo me ci sta il gioco lì, ci sta, cioè è il vostro ruolo quello di dire, però cioè... giocarsi le mezz'ore quando io mi metto proprio nel panno. Ma tu pensi si dirico le 2, lui esce alle 2, ma no. Allora, dia alle 2 e esce alle 2:30. Dia alle 1:30. Però voi vestitevi male. Sono tutte puntuali. Quando gli dici un orario sono puntuali, se gli dai fiducia. Mamma, siete ragazze, allora, vi dobbiamo salutare, ma io nel salutarci, una cosa vi chiedo: vestitevi come delle disgraziate che si imbarazzino. Questo ve lo chiedo per piacere. Cioè, mettete della roba proprio in... Brava! Ma il capello, fai dei macelli coi capelli. Fate Halloween! Capito? Cioè, perché va bene tutto, però. Che bello. Vi si vuol bene! Ciao ragazze!